the wise men said when they came down from heaven, smoke nines or seven on the ship that they could find. Dopo 10 anni riusciamo a prendere possesso, in senso naturalmente minimo e per qualche giorno, della piazza per poter ospitare nomi importanti, speriamo tutti di fama internazionale, crediamo sicuramente di sì, siamo nel pieno delle trattative. James Blunt è uno di questi, ma probabilmente sarà addirittura il concerto finale di questa mini rassegna. Vedremo con le date, ma Piazza Sodale tornerà a vivere, tutta Mantova, il centro di Mantova tornerà a vivere, perché porteremo migliaia di persone in piazza nel mese di luglio. Maurizio Crozza invece fa parte della stagione, diciamo, finale del Palabam, è un colpo da 90 perché non si sapeva se saremmo riusciti a farlo venire a Mantova, perché aveva solo 6 date disponibili e credevamo facesse le città più importanti. Tra di queste, evidentemente, ha scelto che anche Mantova lo doveva essere. Crozza delle Meraviglie, il nome dello spettacolo, dove lui interpreterà tutti i suoi personaggi più importanti, ma soprattutto con la politica ne combinerà di ogni. In un calendario che pian piano si sta mettendo assieme, che prevede circa 120-130 eventi e manifestazioni e mercatini nel corso del 2014, e oggi i titolari del Palabam, Antonio Caranci e Antonio Chiatto, presentano alcuni concerti che si terranno in Piazza Sordello. Credo che il fatto di riappropriarci della piazza più importante della città sia un motivo di grande importanza, perché come dire, le piazze vanno tenute vive e bisogna farle davvero vivere e partecipare. È un calendario che viene presentato oggi, che tra il Teatro Sociale e Palabam e Piazza Sordello prevede molti eventi di grande importanza, e che oltre a richiamare l'attenzione di tanti concittadini sarà un motivo anche per far venire a Mantova molti abitanti e turisti che vengono da fuori Mantova, per cui ben vengono queste iniziative e, come dire, complimenti a Palabam per cercare di organizzare e di far vivere la nostra città.